Esiste la verità dei fatti ed esiste la verità della giustizia. In mezzo a queste due verità c'è l'ombra del dubbio. Ci aiuta a capire meglio il retroscena dei delitti la nostra criminologa, Roberta Bruzzone. Nel gennaio 2004 viene trovato il corpo senza vita di Mariangela Pezzotta all'interno del giardino dello chalet di Gola Secca, occupato all'epoca da Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin. Andrea Volpe viene accusato di concorso in omicidio per aver ucciso la sua ex fidanzata. In realtà la vicenda prende tutt'altra direzione di lì a poco, quando Volpe comincia a parlare di ben altri casi e di uno scenario decisamente più agghiacciante, riconducibile all'attività di una sedicente sette, le cosiddette bestie di Satana, formata da una serie di soggetti poco raccomandabili, con trascorsi di tossicodipendenza e di fallimento scolastico e lavorativo, che il Volpe frequentava abitualmente dall'inizio degli anni 90. Volpe racconta il seguente scenario. Nel gennaio del 1998 lui, insieme ad altri esponenti della setta, hanno brutalmente e deliberatamente assassinato Fabio Tollis e Chiara Marino, due esponenti della setta, colpevoli, secondo la visione chiaramente del gruppo criminale, di volersi allontanare dalla setta. Volpe racconta che il duplice omicidio della Marino e di Tollis era stato deciso in seno al gruppo e commissionato a quattro di loro per in qualche modo irrobustire al contempo anche il patto all'interno del gruppo criminale, ma soprattutto per evitare che queste due persone, una volta fuori dal gruppo, potessero in qualche modo rivelare informazioni scomode. I corpi senza vita di Chiara Marino e di Fabio Tollis erano sepolti in una buca di oltre 2 metri all'interno del bosco di Somma Lombarda, luogo in cui la sera prima era stata scavata questa buca con l'obiettivo di accogliere i cadaveri dei due giovani una volta assassinati. Macabro dettaglio in relazione all'esecuzione di questi due fu quello che avvenne dopo la morte terribile e violenta dei due ragazzi, dal momento che in particolare Nicola Sapone e Andrea Volpe, insieme a Maccione, avevano messo in pratica una sorta di rito esoterico fai da te, durante il quale invitavano a risorgere i due ragazzi in forma di zombie, deridendoli e addirittura arrivando ad orinare sul luogo di sepoltura. La vicenda però non si conclude con queste tre terribili morti, dal momento che la setta viene indagata e sospettata anche per tutta una serie di altri suicidi che hanno riguardato vari membri diversamente afferenti al gruppo criminale nel corso degli anni. In particolare la vicenda di Andrea Bontade è agli atti ed è considerata un'istigazione al suicidio, dal momento che Andrea Bontade avrebbe dovuto partecipare alla mattanza di Chiara Marino e Fabio Tollis, ma all'ultimo momento si era dato alla fuga, ragion per cui la setta, a distanza di qualche mese, lo invita letteralmente a suicidarsi con la seguente frase: o lo fai tu o lo facciamo noi. E questo sembra essere stato un destino che hanno condiviso anche altre persone. Oggi abbiamo una serie di testimonianze dei vari membri della setta che raccontano chiaramente in maniera assolutamente incongruente ciò che sarebbe accaduto. Abbiamo comunque una serie di condanne importanti, la peggiore quella che è stata inferta a Nicola Sapone, parliamo di 2 ergastoli, oltre a tutta una serie di altre pene accessorie. Questi crimini altro non sono che una testimonianza della gratitudine di questi soggetti che uccidono coloro che vogliono allontanarsi da questo gruppo, quindi diventano potenziali testimoni scomodissimi per quanto riguarda tutte le malefatte commesse da questi ragazzi. Ma non c'è una finalità di natura rituale, non c'è nulla che possa essere lontanamente avvicinabile alla matrice di tipo esoterico comunemente intesa. Avrebbero potuto adottare qualunque altro tipo di simbologia, semplicemente quella satanista li rendeva agli occhi degli altri, della collettività di riferimento, più cattivi. Ciò che resta oggi della vicenda delle bestie di Satana è il ricordo di un gruppo di scellerati che ha inesorabilmente sprecato la propria esistenza e purtroppo ha posto fine a 3 giovani vite almeno in maniera diretta, e ha spinto altri a decidere di uccidersi, perché questo era l'unico modo di sottrarsi alla loro tragica influenza.